doveroso sviluppare questa bellissima storia che si evolve per la storia affiancata di Napoli. Era una storia troppo bella per poter evitare di scriverla. Io mi sono sentito onorato e orgoglioso perché sostanzialmente ritengo che tutta questa bella vita vissuta da Voliakidis credo sia un qualcosa che per i napoletani che sono legati alla città è qualcosa di importante, è qualcosa di leggero, qualcosa che però affronta temi importanti come il razzismo, la Shoah, affronta temi importanti come la crescita della città che si è poi a un certo punto fermata e poi diventa molto leggera con il tennis, con la musica, con il mare, il meraviglioso Mariette, insomma. Io credo che da giornalista vedere passare tutte queste cose, sentirle dalla voce di Voliakidis e poterle mettere su carta insieme a lui momento per momento è stata una soddisfazione grande e lo dico con grande orgoglio.